eccolo qua, il grande ritorno del, lo abbiamo definito il gran ciambellano, gran visir, no, era magnifico rettore di ciò che è Galateo, Lapo Mazzafontana. Pronto? Buonasera cari miei pazienti, naturalmente pazienti, sì. Ovviamente nell'arte dell'apprendere il Galateo, naturalmente, certo. Perché uno quando apprende il Galateo si siede un po' sempre sulla chaise longue di Le Corbusier e aspetta un po' di essere servito, sì, dal proprio psicoterapeuta, ecco, galateale. Allora scusa, lo stronzometro è già a livello 2, eh? Sì, è l'arzometro a livello 4. Lapo, l'abbiamo capito benissimo, sì, che non hai risposto alle nostre telefonate prima perché volevi il prime time di Acconi per esempio. Fai schifo. Fai schifo. Ok, fai schifo. Ma, dov'è che era finito, Lapo? Perché ma molto più banalmente, ero impegnato con la duchessa di Devonshire che era intenta a insegnarmi alcune pratiche irripetibili naturalmente, sì, per cui è così. Poi quando si è dalla duchessa di Devonshire ovviamente bisogna assaggiare tutti i suoi manicaretti che, essendo, come dice la parola stessa, leggermente britannici come manicaretti, di solito sono anche abbastanza fetenziali, cioè, almeno per noi italiani che siamo abituati ovviamente a ben altro livello, a parte il cucumber sandwich che voi tutti ovviamente prendete all'ora del tè come ogni il panino cor cetriolo, il panino cor cetriolo, è la traduzione di, vuoi dirlo? Cucumber sandwich, che è quello che si prende da Fortnum & Mason quando si va a Londra, come è andata anche, ma per esempio, sai, Kate Middleton, che, certo, quando è andata la regina. La pronuncia di Lapo è così british che è fastidiosa. Mamma mia, che, sì, che nervi. Sì. Oh, thank you, darling. Thank you, so kind from you. Quando, ovviamente, se sai che, tutte le volte che Lapo Mazzafontana fa una pronuncia in Cockney, in inglese, sì, in questo modo, un hooligan spacca sulla testa un bicchiere di birra a un altro hooligan. Caro, mi consenta di correggere, il Cockney è tutt'altra pronuncia. È tutt'altra roba. Il Cockney è quello degli East Enders, che sono quelli un po' come sono quelli i nostri ciompi a Firenze. Insomma, è un po' un'altra cosa. Non che il ciompo non possa andare da Fortnum & Mason, anzi, però se è italiano e dice vorrei il cucumber sandwich, ovviamente, certo, ti guardano come dire, ma vaffan, cioè, giusto? Certo, sì, naturalmente. Lapo, e fin qui non abbiamo ancora detto niente. Niente, no, anche perché noi, come tutti gli ascoltatori e ascoltatrici sanno, abbiamo aperto una pagina di storia reinterpretata sotto la lente di ingrandimento del Galateo, che è la nuova rubrica ed è il motivo per il quale noi continuiamo ad avere un rapporto con lei, Lapo. Sì, l'unico motivo, sì, un rapporto ormai sfilacciato. Totalmente, sì. Oltre a quelli innominabili che noi consumiamo in altri luoghi di Milano, cioè, volete dire? Naturalmente, sì. Queste nottate incredibili, sì. Di solito nei baracci. Però sì, vogliamo specificare, prima di introdurre il tema della puntata... Ah, scusa, c'è un'altra introduzione? Un'altra premessa. Un'altra premessa. Sì, perché, allora, punto fondamentale, è vero che il sapiente di Galateo è il maestro, dovrebbe essere, diciamo, abbastanza edotto in materia, però è anche vero che qualsiasi edotto è essenzialmente consapevole dell'enormità del proprio nulla, sì, dal punto di vista della sapienza. Cioè, tu sai di non sapere, quindi... ma un po' sì, però comunque no, nel caso del Galateo no, nel caso della storia è ovviamente un pozzo senza fondo di scibbe. Nel caso di oggi, infatti, io volevo in realtà parlare... anticipando i temi post-autunnali e invernali quasi natalizi, sì, della tregua di Natale del 1914. Poi invece pensavo di fare tutt'altro, ecco, di parlare di un'altra cosa, invece vi parlo di un'altra cosa. Oh, e quindi finalmente alle 17:47 l'importante è essere chiari, eh. Oh, allora scusa, l'inizio di un intervento scalettato e schedulato alle 17:10, sì, finalmente alle 17:47, olè, forse può prendere forse, l'abbrivio. Forse. Va bene, le passo il numero della Duchess of Devonshire, ho capito che il ricatto era quello. Quindi, ci ho detto, appunto, oggi parleremo di un fatto che sono le 5 giornate di Milano. Perché il Galateo impatta con le 5 giornate di Milano? Prima di tutto perché in questa atmosfera, appunto, un po' autunnale, adesso è cambiata l'ora, vorremmo ritornare alla primavera, e le 5 giornate di Milano furono in realtà dal 18 al 22 marzo, come forse qualcuno ricorda, per cui in zona eminentemente primaverile. A caso proprio?
Beh sì, ora la speciosità di questa mia introduzione viene in parte rettificata dal fatto che le cinque giornate di Milano sono tanta roba per chi abita a Milano, perché molti luoghi noi li vediamo, li passiamo, non so, Cesare Correnti, scusami. Prego. Sì? Le cinque giornate di Milano per noi che siamo di Milano sono tanta roba. Beh, hai appena detto questa cosa. Sì. Per noi, io non sono propriamente milanese, però okay. Cioè, diciamo, perché anche chi è più ciompo lui, vede sì, ciompo. Le strade milanesi, vede i nomi Sottocorno, per esempio, e non certo. Sa che Pasquale Sottocorno era magari un patriota, cioè magari scritto patriota, ma non lo sai, che fu quello che per esempio prese d'assalto Porta Tosa, che poi grazie a questo assalto diventò Porta Vittoria. Vittoria, sì. E per cui molti magari non se lo ricordano. Il bello delle cinque giornate era soprattutto la figura di Radetzky, ed è per questo che vogliamo introdurre la cosa del Galateo. Finalmente! Oh! Scusate, chiedo scusa, contrariamente a quando avvertito, non alle 17.47, ma alle 17.49 il regionale La Pomazza sì. Finalmente giunge a destination. Potete farvi rimborsare il biglietto a calci. Ma si sa che il Galateo è come la giustizia italiana, è lento ma arriva, diciamo, sì. A destinazione. Sai che su è lento che arriva avresti potuto dirgli molto peggio. Meno male, dici. Allora, il Galateo perché Radetzky? Perché tutti ci ricordiamo, a parte il luogo, il bar Radetzky, che dove si va a prendere l'aperitivo, sì, gratis da ora in poi, gratis certo, da ora in poi, ma spese certo. Mie, ecco. È che è un luogo ovviamente che tutti ricordano amenamente, magari per le belle figliole poppute che ma ci no. Battono. Oh, ma no! No, però in realtà Radetzky fu uomo inviso in qualche maniera certo. I milanesi. Certo. Lo diavamo. Perché ricordiamoci che, voglio dire, era il comandante della guarnigione milanese, tra l'altro guarnigione molto ben addestrata, perché al contrario di altri satrapi austro-ungarici che popolavano l'Italia, lui aveva avuto la furberia di addestrare le sue truppe anche in tempo di pace, per cui quando i patrioti milanesi si ribellarono e dettero vita alle famose cinque giornate, lui non era il babbeo che era lì, voglio dire, a farsi cacciar via, certo. A farsi versare il latte d'asina sul popò, era uno che di ma che figura retorica, come fa invece lei là? Come faccio io abitualmente, ma che cazzo di figura retorica. Ma non è retorica. Il latte d'asina sul popò. Ma è vera, è una figura. Ma è una vera, roba vera. È cronaca. È una pratica. Poi molti non sanno che io ho istituito una piccola dépendance della mia residenza milanese in via Ollearo. Sì, e naturalmente sì. Ogni tanto Diego e Facchini vengono a farsi versare. Vabbè, il latte non, allora, non sveliamo queste retroscene. Non tutte le retroscene. Andiamo avanti. Venite a vedere, ospiti, verrete ospiti a vedere questa bella cosa. Ci ho detto il Radetzky. Fece un come dire, ebbe dei momenti anche di asperità sì. Nei confronti dei milanesi. Ma altro che insomma, gli fece sparacchiare addosso. Ma i milanesi, che tanti pur difetti ci hanno anche una connaturata tendenza alle buone maniere. Perché? Perché dopo tutto questo popò di casino, dopo tanti anni, cammina. Il Radetzky tornò a Milano dopo le cinque giornate, dopo tanti anni, dopo l'irredentismo, come la prima, la seconda guerra dell'indipendenza. Il Radetzky tornò a Milano e si maritò con una milanese, pare una parrucchiera, adesso una fornaria, qualcosa del genere, nemmeno una poi di altissimo rango che giustificasse un interesse sì, materiale, ma per puro sentimento. E in questo i milanesi non si incazzarono nemmeno, e anzi pare che il Radetzky potesse vivere gli ultimi anni della sua vita passeggiando per Milano in compagnia della sua bella, con l'agio di non essere nemmeno spernacchiato e nemmeno vituperato dalle genti. È una storia bellissima. È vero. È durata un minuto rispetto ai 48 sì. Della telefonata, ma è stata bellissima. Se Ben Hur avesse avuto un'introduzione proporzionale alla sua di oggi, non avrebbero ancora finito di girarlo. Sì, credo, cioè, sì. Avrebbe avuto un'introduzione di 5 anni per 3 ore di film. Ma questa è un po' l'arte della narrazione, come dicono i tedeschi, Lust zu fabulieren, cioè il visto anche questo, la pronuncia non è male, anche se un po' terronica, però è il ha detto gusto quello che ho di sentito? Raccontare così, di favoleggiare. Deficiente! Lapo! La settimana prossima, forse! La settimana prossima avevamo introdotto però la famosa contessa di Castiglione, siccome qualcuno se ne è ricordato, io la reintrodurrò e saremmo molto meno romantici. Molto bene, grazie. Chissà come sarà. Ciao. Ciao Lapo, grazie. Ciao.